Buonasera, bentrovati in un'altra puntata di A Tutto Campo. Dunque, l'Arezzo in casa non sbaglia un colpo, settima vittoria consecutiva che basta per il momento agganciare la terza posizione con il Livorno che invece aveva vinto nella giornata di sabato e anche la classifica comincia a delinearsi, un certo distacco tra proprio Livorno e Arezzo e poi le squadre che seguono. Un campionato chiaramente molto lungo, ancora molti punti a disposizione, però insomma certi rapporti di forza, soprattutto quelli rappresentati dall'Alessandria Cremonese e poi questo blocco tra Livorno e Arezzo, insomma cominciano a delinearsi appunto questi rapporti di forza. Ne parleremo poi nella seconda parte anche della questione di campi, visto che c'è l'ufficialità anche dell'accordo con l'Olmo Ponte. Intanto andiamo a salutare con piacere un giocatore che abbiamo avuto la fortuna di rivedere in campo, Eugenio Durzi, benvenuto. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera, e poi ci racconterai anche com'è stato questo periodo un po' così, e adesso sei tornato in campo. Tra l'altro ieri, secondo me, quando sei entrato hai fatto anche molto bene, perché hai fatto due o tre sgroppate, no? Lì sulla fascia di sinistra. Saluto Stefano Butti che torna con noi, buonasera Stefano, e ovviamente Matteo Marzotti. Buonasera. Buonasera. Allora, cominciamo da Eugenio. Ci voleva, no? Al di là che sulla carta l'Arezzo ovviamente era favorito per tanti motivi, ma per altri motivi ci voleva la vittoria, no? Dopo le due trasferte. No, è normale che ci voleva la vittoria perché ci dà fiducia e dobbiamo continuare a fare le partite strisce positive per andare in avanti e per raggiungere più punti è possibile in campionato. Senti, che idea ti sei fatto al di là di prestazioni che anche in trasferta alcune sono state positive, soprattutto con le squadre più forti, al di là del risultato, come mai, no? A livello appunto di punti, in casa riesce quasi tutto facile e in trasferta invece c'è così più difficoltà? Dipende da noi perché abbiamo lasciato dei punti indietro, però poi li riconquisteremo perché siamo una squadra forte, siamo un gruppo fortissimo. A livello di gruppo, proprio il gruppo Un gruppo, sì, che nelle riesce. spogliatoie, fuori al campo, in campo, siamo una famiglia. Beh, una bella definizione. Stefano, ieri ovviamente, nel senso che l'Arezzo non vincesse, forse non è, anche se il calcio ovviamente è strano, perché abbiamo visto la Racing Roma che ha vinto 4-1 a Piacenza, insomma, un risultato francamente, diciamo, tra l'anomalo e il curioso, ma a parte questo, quindi mai dare niente per scontato, però insomma, fai gol dopo 26 secondi. Tra l'altro, non so se io ho chiesto ieri a dei luminari della storia dell'Arezzo se si ricordavano un gol segnato prima di 26 secondi e mi dicevano uno in particolare che a memoria potrebbe essere il gol più veloce della storia. Non so se voi avete qualche notizia in più, ma no. L'unico caso, vabbè, quello di abbruscato in casa della Torres, l'anno di somma, Sì, però eravamo quasi intorno eravamo. al minuto, forse qualche Quindi secondo più. esatto. Quindi è un dato difficile da appurare, però insomma, un gol dopo 26 secondi effettivamente è un qualcosa di Sì, raro, dimostrazione, il livello tecnico delle due squadre si è visto subito. Dopo magari l'Arezzo, quando ha subito il gol, perché purtroppo riesce sempre a subire gol, è andato un attimo in difficoltà, ha avuto un attimo di smarrimento. Era una partita sulla carta facile, anche se queste squadre ogni tanto riservano delle sorprese strane, perché se non sbaglio la Lupa Roma aveva battuto anche la Cremonese. la settimana prima, sì. Quindi ci sono questi risultati strani, però a lungo andare secondo me il livello tecnico era quello che si era detto, cioè le squadre che giocano oramai purtroppo sono distaccate, però diciamo il gruppo delle squadre favorite erano quelle 4-5, tra cui c'era l'Arezzo, il Livorno che sta venendo su bene ora. Però purtroppo l'Alessandria ha fatto il vuoto e questo rende il campionato un po' noioso, nel senso che devi giocarti solo questo posto per i playoff e devi aspettare a giocarti qualcosa di importante quando ci saranno i playoff, perché io penso che l'Alessandria ha un ritmo veramente fuori dal comune, poi ha un allenatore che non molla mai, perché Braglia è uno che le squadre le tiene sempre come se dovessero fare la finale della Coppa del Mondo, quindi già la squadra è forte di su, un allenatore del genere, sicuramente l'Alessandria farà il vuoto e sarà la squadra che va di sopra. Matteo, con questa disposizione in campo, poi adesso sentiremo tra poco nell'intervista a chi chiedeva del 4-3-3, lui diceva che no, non era un 4-3-3, era un 4-2-3-1, ma insomma al di là
dei numeri, però in queste ultime due partite abbiamo visto qualcosa di, diciamo, sembra più adatto almeno alla situazione attuale dell'Arezzo, soprattutto perché permette a Corradi di fare partite come quelle che ha fatto ieri. E di giocare. Perché di giocare, ovviamente. Che non è no, vabbè, perché mister bene o male l'aveva anche detto, dal 4-2-3-1 al 4-3-3 c'è solo lì l'inversione, no, del regista che passa da dietro alle punte ad essere davanti a difesa. Certamente ti permette anche di giocare con Corradi, che ha sempre fatto bene in un centrocampo a tre, chiedere per conferma a Fraschetti l'anno scorso a Cuneo, ti permette di sfruttare sia Foglia, che penso sia uno dei pochi giocatori che non ha mai sbagliato una partita all'inizio stagione, ti permette di usare De Feudis in un ruolo che magari lui, che non ha corsa così come ne ha Foglia, ti permette di salire davanti a difesa a tamponare e a mettere un po' di ordine. E poi soprattutto, diciamocelo sinceramente, forse alla fine l'Arezzo, non avendo un trequartista puro, è anche un modulo che ti permette di usare Grossi in quello che secondo me è il suo vero ruolo, l'esterno, e ti permette anche di usare altri giocatori comunque sull'esterno che l'Arezzo ha: Arcidiacono, Yanga, Eugenio, c'è Bearzotti, che penso che a questo punto abbia anche il dato curioso Bearzotti del fatto che tre partite da titolare, tre gol, ogni volta che ha giocato si è sempre fatto trovare pronto sotto questo punto di vista. Sicuramente giocando con tre punte davanti e quindi una sola punta centrale ci sarà l'imbarazzo della scelta fra Moscardelli e Polidori, però è un abito sicuramente molto adatto per quest'Arezzo. Allora, partiamo adesso anche, tra poco sentiremo anche subito dopo Sottili, però partiamo da questi, 20, saranno anche questi forse 26 secondi, la dichiarazione di Riccioli che ringrazia i tifosi a cui dedica, o quantomeno dice, insomma, la vittoria è stata merito loro. Sapete che, insomma, c'era stata una presa di posizione, no, sul fare quadrato attorno alla squadra. Allora, sentiamo. Come società, come direttore generale di questa società, è il mio pensiero doveroso ringraziare il comunicato della Curva Sud di Lauro Minghelli, che qualche giorno fa ha dimostrato il vero attaccamento a questa maglia, a questi colori sociali, e è mio pensiero veramente ringraziarli. Questa è una vittoria soprattutto sua, grazie. Visto che noi dobbiamo avere la capacità di cercare sempre di migliorare, se oggi c'è da migliorare qualcosa penso sia solo ed esclusivamente il fatto di aver segnato solo tre reti. Le occasioni sono state tante, abbiamo fatto 17 tiri in porta, quindi sono numeri importanti. Siamo riusciti a lavorare benissimo, come non ci riusciva da tempo, anche sulle catene esterne, dove siamo arrivati tante volte al cross, sia con i terzini che anche con i giocatori di inserimento. E questa testimonianza che è stata proprio a livello generale una prestazione importante, con personalità anche nella fase finale della gara, quando a differenza di altre volte avevamo sofferto un pochettino di più, siamo riusciti a gestire meglio la gara anche con un buon possesso palla. Perché oggi abbiamo giocato 4-3-3? No, 4-2. No. Oggi non abbiamo giocato 4-3-3. 4-2-3-1. Vedi, abbiamo giocato 4-2-3-1. Abbiamo giocato 4-2-3-1 in maniera un po' strana, un po' particolare, perché da una parte ci avevamo un esterno vero e da una parte ci avevamo un interno, una mezzala, che lavorava in maniera diversa. Però sono stati bravi a interpretare anche in maniera veloce il cambio di sistema di gioco dell'avversario, sono stati bravi soprattutto ad essere aggressivi, ad avere il piglio giusto. I numeri contano fino a un certo punto, conta solo sui modi di uscita in fase di non possesso. Poi per le altre situazioni, lo ridico ancora una volta, ma conta l'atteggiamento, conta la voglia di vincere i duelli individuali e la personalità di saper prendersi le responsabilità. Questo è quello che conta di più. Perché per scendere il numero c'è un giocatore come Corradi che ha fatto la differenza, forse più che sì, sì, Mattia ha fatto un'ottima gara, è stato, al di là del gol, è stato sempre molto positivo, ha avuto anche tanta velocità di pensiero nelle giocate. Una cosa che Mattia deve migliorare è che quando può giocare a due tocchi, soprattutto in certe zone del campo, deve riuscire a farlo.
troppe volte ha perso palloni semplici da gestire per fare un tocco in più per poter provare anche la giocata individuale, però ciò non toglie che Mattia abbia dato continuità all'ottima prestazione di Gorgonzola facendone un'altra a distanza di 10 giorni. Ecco, diciamo impegnativa questa settimana, adesso c'è Prato che sarà un banco di prova, no? Per tutto quello che è successo, anche soprattutto nella trasferta di Ponte Vega, più importante per fare quel salto ulteriore anche in maturità. Noi i banchi di prova siamo sempre pronti ad affrontarli, poi dopo dobbiamo anche essere bravi a superarli in un certo modo. Finora fuori casa non sempre abbiamo raccolto per quanto anche meritavamo e quindi dovremmo essere bravi ad andare con la testa giusta sapendo che sarà una battaglia, perché quando affronti una squadra che è in quella posizione di classifica e che viene da una scoppola di 5 gol sul groppone, è ovvio che ti devi aspettare un avversario determinato, cattivo, che sarà disposto a tutti, anche a giocare al limite del lecito. Io ho visto il Prato di persona giocare contro l'Alessandria e vi posso assicurare che per 65 minuti non si vedeva chi fra le due era la prima in classifica. Poi quando i ritmi sono un po' calati, il tasso tecnico, la qualità e la personalità dell'Alessandria hanno poi portato a far sì che il risultato fosse a favore dei grigi. Allora, così Sottili che mette in guardia dunque anche dal Prato, che è vero che insomma è messo male, però insomma sono quelle situazioni, quelle trasferte che, come abbiamo visto anche a Pontedera, possono essere difficoltose. Allora, se ci fate vedere un attimo la classifica, vediamo appunto qual è la situazione che si sta delineando con un Arezzo e un Livorno che si trovano lì in terza posizione, soprattutto si sta creando un bel distacco dietro. Credi, Eugenio, che il valore dell'Arezzo, ecco, sia rispecchiato da questo terzo posto o la cosa potrebbe ambire anche a posizioni più elevate? Secondo me no, perché noi abbiamo perso parecchi punti per strada, tipo 2 punti a Cremona, col Como la prima di campionato. A Pontedera potevamo fare meglio, però sono partite che a volte non bisogna mai sottovalutare, anche se a 80esimo sei 2-0, devi stare sempre con la testa sul pezzo, perché devi finire la partita e poi puoi esultare. Poi anche la partita di mercoledì è una partita difficile, anche se stavo all'ultimo posto, per l'ultimo, non mi ricordo, però non dobbiamo mai sottovalutare, perché si è visto a Pontedera che tutte le partite vanno giocate allo stesso modo. E poi è proprio l'importante dell'approccio, cioè ieri sì. L'approccio è stato devastante all'inizio, sì. No? Perché ieri 8-9 minuti, 10 minuti abbiamo dominato, abbiamo giocato solo noi, come a Cremona secondo me abbiamo fatto una grande partita, non meritavamo di perdere 3-2. E Stefano, questo 4, come lo chiamava Stefano Sottili, 4-2-3-1, sì. Ti sembra? Ha tante soluzioni, puoi giocare in tanti modi, poi anche questo modulo, basta abbassare il giocatore e torni subito a 4 sì. Mezzo al campo, quindi i moduli, sai, magari sulla carta li dici in un certo modo, poi a seconda della situazione basta spostare il giocatore per cambiare subito il modulo, però lui ha talmente tante soluzioni a portata di mano che può giocare secondo me in qualsiasi modo, anche se per una squadra sarebbe bene trovare un assetto tattico definitivo, cioè magari di rigiochiamo. Poi logicamente durante la partita può esserci il fatto di dover magari giocare con una punta più, una punta in meno, un centrocampista in più, però dare un assetto per bene. L'Arezzo purtroppo, quello giustamente che dicevamo, è che purtroppo fuori casa non riesce ancora a essere l'Arezzo, perché se avesse fatto un rullino di marcia normale fuori casa, forse ora sarebbe su a lottare per i primi posti, quello che si sperava, perché ti ripeto, il distacco è enorme e con queste nuove regole, playoff e via dicendo, rischi di fare un campionato, diciamo, noioso, perché devi solo aspettare di arrivare a playoff per vedere di decidere qualcosa. Io penso che l'Alessandria, forse la Cremonese potrebbe riuscire da noi, e non sottovaluterei il Livorno.
potrebbe col recupero Livorno, di tutti i giocatori. Livorno ha avuto problemi grossi all'inizio per infortuni, ora che ha i giocatori potrebbe essere una di quelle squadre che alla fine, anche se è distaccato, però potrebbe riuscire a rimettersi in corsa. Ecco Matteo, quello che diceva Stefano della variabilità, che ovviamente non è capitata solo a Arezzo, anche altre squadre, no? Che i loro allenatori hanno, diciamo, cambiato varie volte o moduli o protagonisti, ecco, forse Arezzo manca anche questo, no? Cioè di, come è accaduto in queste due partite, a un certo punto, insomma, scegliere più o meno, no? Qual è il sistema magari che riesce a galvanizzare meglio certi giocatori, certe caratteristiche, e poi comunque puntare su quello, no? No, quello assolutamente, a me non dispiace il 4-2-3-1, fermo restando però che per farlo ti serve anche un bel centrocampista di spessore in più, magari un bel tipo cattivo, e poi tempo fa Stefano non c'era, però può confermare, mi ricordo quando lui allenatore spesso e volentieri diceva in difesa si tira la linea di cui non passa nessuno. Il problema che ha e quello però a noi ce lo faceva dire in campo Stefano dal giocatore più esperto dietro, tanto per dire qualcosa. E poi non poi, solo due centrocampisti, devi avere due centrocampisti veri, no, E poi soprattutto quello che mi fa riflettere è il fatto che magari Sottili si è ritrovato anche una squadra che, se andiamo a vedere alcune partite, Siena, andiamo a vedere il Tutto Cuoio, andiamo a vedere il Renate, sono state partite in cui 4-2-3-1 non funzionava ed è stato il cambio di modulo, il famoso 4-3-1-2 che ti ha portato alla vittoria. A Lucca hai dato continuità a quello, poi alla fine si è dimostrato vano, 4-4-2, quindi in alcune situazioni è stato proprio il cambio di modulo che ti ha portato a fare il risultato, e forse è stato anche quello che ha influito in tanti cambiamenti e non ti ha portato ad andare solo su un determinato vestito, ma te ne ha fatti scegliere tanti. E comunque dice, un giocatore come Corradi in questo momento è difficile rinunciarci, perché lo dice Sottili in intervista, cioè una rapidità di pensiero e quindi poi di azione, perché insomma ha fatto l'assist, ha fatto il gol, l'abbiamo visto, insomma ha fatto delle percussioni anche travolgenti, è un giocatore che poi era stato preso per giocare sostanzialmente. Era stato preso per fare il mediano, un allenatore tempo fa mi aveva detto non metto in dubbio le doti di Corradi, in un centrocampo a 3 ci sta benissimo, sono curioso di vederlo in un centrocampo a 2, non ha nemmeno fatto male, anzi a inizio stagione Corradi in un centrocampo a 2. Certo è che però si conferma anche quanto aveva fatto Fraschetti nella passata stagione, quando aveva preso un giocatore da esterno destro puro come Corradi, l'aveva spostato a fare la mezzala e aveva avuto tutto un altro tipo di giocatore, insomma, e sta dimostrando il suo valore in quel ruolo. Quindi è chiaro che giocare in 4-3-3 ti permette di usare i tuoi giocatori migliori in quel centrocampo. Magari adesso mi viene l'interrogativo, Dembe e Rossetti sono in grado di giocare in un centrocampo a 3 o hanno bisogno di giocare in un centrocampo a 2? È quello che magari dopo ti dovrà far riflettere, soprattutto in un'ottica di mercato. Ecco, Rossetti tra l'altro ieri è entrato, siccome altre volte avevamo invocato, no, l'ingresso di un giocatore con le sue caratteristiche, quando sei in vantaggio, perché comunque con i centimetri, perché comunque ieri l'Arezzo, diciamo, per trovare proprio il pelo nell'uovo, come è accaduto altre volte, poi il terzo gol l'ha trovato sull'episodio del calcio di rigore, però a mio modo di vedere non va proprio alla morte a trovare il gol che chiude la gara, perché in casa infatti gran parte delle vittorie, no, sono state vittorie di misura. Sbaglia tanto. Poi spesso Calola ieri ha creato il rigore, però il mio timore è che se rimanesse sul 2-1 fino alla fine, dove magari rischi, ti capita rischi, come perché ce l'ha come caratteristica, forse la paura di vincere lo porta un attimino, quando manca quei 10 minuti, a chiudersi un pochino per la paura di magari di subire, e rischia, e sì, infatti è così, non riesce a chiudere bene le partite, e crea tanto ma spreca anche tanto. E poi c'è secondo me un altro grossissimo difetto, che ieri io penso che la squadra avversaria abbia fatto un'azione e su quell'azione ha preso gol, quindi se te crei 6-7 palle gol, ne fai due, loro ne fanno una e una, comincia a diventare difficile. È arrivato il solito gol dell'ex di Fofana. Allora, intanto pare che un utente su Amaranto Magazine ha rievocato un gol che risale credo a oltre 60 anni fa, in un Arezzo Entella, sarebbe stato un gol dell'Arezzo dopo 6 secondi. Non ci possiamo che fidare ovviamente di questo dato storico, e quindi il gol di ieri non sarebbe il gol più veloce della storia, però insomma, ci andrebbe molto vicino. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
Seconda parte di A Tutto Campo, allora abbiamo parlato molto prima di Corradi, lo sentiamo adesso, prima sentiamo Sabatino e poi proprio Corradi dopo il fischio finale di Arezzo Lupa Roma. In casa abbiamo sempre vinto, ma anche fuori casa, pur non vincendo mai, abbiamo soltanto a Carrara, abbiamo fatto discrete partite, solo il risultato non è arrivato. Abbiamo avuto un impatto alla gara alla grande, siamo entrati in campo con la voglia e la determinazione giusta per vincere questa partita. Dopo il 2-0 c'è stato questo episodio che ha dato un pochettino di coraggio a loro, però diciamo che non ci siamo abbattuti, abbiamo continuato a giocare, meritavamo di fare il terzo gol anche nel primo tempo. Hai giocato da protagonista, ti sei anche molto, diciamo, offerto in avanti. Sì, ma io... adesso sto meglio rispetto... forse un mese fa, ma non dal punto di vista fisico, piuttosto dal punto di vista mentale, però non voglio parlare più. Sono contento della mia partita oggi. Ecco, lì tanto è un bel duello interno con Masciandro, no? Sì, sì, perché è un giocatore forte, giovane, sicuramente farà molto più strada di quello che ho fatto io. Ecco qua come si prepara una sfida, c'è cioè, pochi giorni a Prato, considerato appunto i precedenti, no? Considerato appunto quello che è successo a Pontedera, come ci si arriva bene dopo una vittoria comunque bella? Ma guarda, a parte Pontedera dove sappiamo che non abbiamo fatto una buona gara, noi siamo andati ad Alessandria e non meritavamo di perdere, abbiamo perso, siamo andati a Cremona, è successo l'inverosimile in 8 minuti, con la Gian Erminio abbiamo sicuramente fatto di più noi. Pontedera secondo me è stato un episodio che può succedere durante un anno, dobbiamo essere bravi a fare in modo che non succeda sicuramente a Prato. Siamo contenti di quello che stiamo facendo, oggi siamo terzi, abbiamo davanti la Cremonese e l'Alessandria che sono due squadre che sicuramente sono state costruite per stare lì fino all'ultimo, però non ci sentiamo inferiori a loro e continuiamo a lavorare per avvicinarci sempre di più. Finora siamo riusciti a fare decisamente meglio in casa. Il pubblico ci dà sicuramente qualcosa in più che ci ha permesso di dare una grande continuità ai risultati e questo dobbiamo riuscire a portarlo anche fuori casa perché comunque i tifosi ci seguono in ogni parte d'Italia. Ecco, un'altra ottima prestazione anche per te, sei comunque in un momento positivo. Sì, sono contento di aver dato continuità alla partita di Gorgonzola, ma sono contento soprattutto che siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti. Il mister prima ha elogiato la tua velocità di pensiero oggi, no? Perché effettivamente prima l'hai pensata e poi l'hai realizzata, non il gol, l'assist, cioè. Sì, diciamo che può essere una mia qualità. Io mezz'ala mi trovo molto bene, quindi la velocità di pensiero è importantissima. Ecco, in questa posizione, con questo modulo, non è che è un po' strano, l'ha detto anche il mister, come tipo di modulo, sembra che ti galvanizzi appunto le tue qualità. Sì, ho un po' di spazio sia per andare a supportare la fase offensiva, magari sono appunto un po' più libero di svariare in avanti piuttosto che rimanere bloccato davanti alla difesa, dove devo magari un po' migliorare, quindi sicuramente mi trovo più a mio agio lì, perché ho sempre fatto quello. Noi abbiamo provato a vincere anche tutte le altre, ci è mancato qualcosa e sicuramente daremo il 100% per cercare di cambiare questo trend negativo in trasferta. Eugenio, la tua stagione è stata un po' sfortunata fino a questo momento, ecco, come l'hai vissuta da fuori? Perché poi sappiamo che il direttore, insomma, la società ti stima molto, quindi ti aspetta perché sa quello che puoi dare. Sì, l'ho vissuta male, però sono cose che capitano, perché nel calcio capita tutto, perciò mi sono fatto male di sabato mattina, che la domenica forse entravo anche, però a volte il calcio ti regala queste gioie, però che dobbiamo fare? È capitato e mo ci dobbiamo riprendere. Comunque mi pare che lo scampolo di partita che hai giocato, ecco, sei entrato subito in gara, no? Perché comunque hai avuto la possibilità anche di in qualche contropiede ripartire sulla fascia, no? Vabbè, come ho fatto, però il tempo era un po' pochino. Diciamo che abbia qualche minuto in più. vediamo un attimo da tutto calciatori anche per riepilogare, no? Quello che hai fatto prima di venire ad Arezzo. Adesso vediamo un attimo questa schermata e soprattutto l'Aversa Normanna è stata un po', ecco, la, sì. Ecco qui vediamo
non sempre questi dati sono corretti, a volte a livello proprio delle presenze precise, ma insomma Aversa, Normanna e Marcianise, no? le squadre, sì. Dove, ecco, che ricordo hai, che importanza hanno avuto per te? Con Marcianise il primo campionato, a metà campionato sono andato e mi sono messo in mostra, poi vinsi il top 11 di Serie D, poi sono andato a Aversa con il mister che già mi conosceva e che faceva la Beretta il primo anno quando stavo con lui a metà, e poi sono andato con lui in Serie D con l'Aversa Normanna stessa e mi ha fatto giocare tutte le partite. Ecco, qui vediamo anche che ha fatto 5, 2, 7 gol, quindi diciamo sì. In queste... Questo è un giocatore che segna anche, insomma, quando capita. Sì, sì. Ma il tuo gol è quello, cioè largo, quello che preferisce largo, come largo ti abbiamo visto sinistra, ieri. Largo giocando anche seconda punta. Con... Quindi insomma, sì. Potresti fare, che ne so, per fare i dovuti, magari i Berzotti della situazione, diciamo, sì. Schierato largo, ok. E Arezzo invece nella tua carriera che può essere uno snodo, insomma. Se riuscissi a ritagliarti un ruolo. Speriamo che giocherò di più, poi bisogna sempre vedere, perché poi chi gioca fa bene, quindi è difficile, però non bisogna mollare e andare sempre avanti. Senti, a livello di campionato, rispetto alla Serie D o quegli scampoli di Lega Pro 2 che avevi fatto con sempre l'Aversa Normanna, qui sembra che ci siano dei dislivelli abbastanza forti, no? Cioè tra appunto magari le prime 4-5 e squadre come la Lupa Roma o altre, rispetto ai campionati che hai fatto vedi molta differenza? No, perché anche in Serie D stanno tipo le squadre che provano a vincere il campionato, che potrebbero stare bene, anche le Cavro a salvarsi se la giocherebbero. Allora, tra poco parleremo dei campi. Dicevi, no, Stefano, prima, a questo punto i play-off saranno molto estesi. Poi la posizione conta, ovviamente, perché un conto è arrivare terzi, un conto magari arrivare decimi, no? Quindi a livello di difficoltà. Ti chiedo però, ne abbiamo parlato anche qualche settimana fa, sia anche per far giocare qualche giocatore che magari non ha trovato meno spazio, e poi per quello che rappresentava, non trovi che essere usciti dalla Coppa anche in un modo un po' deludente, se vogliamo, proprio perché la Coppa ti dava l'accesso privilegiato alla fase finale, può essere stato insomma un errore? Secondo me sì, anche perché sei uscito con una squadra alla portata, quindi non è che hai giocato contro il Siena, il Livorno o squadre del genere, quindi secondo me è stata un'occasione persa. Uno, perché come dicevi tu, contava, quindi arrivare a vincerla ti faceva saltare in turno. E poi, ripeto, ora arrivi, c'è un campionato dove c'è su 20 squadre, c'è a parte la prima che va di sopra, le altre 9 che vanno ai play-off per poi incontrare, cioè mi sembra che sia un modulo abbastanza strano, perché sarò ancora all'antica, ma quando c'era i campionati veri dove dovevi giocarti, a parte magari i livelli erano diversi, però dove ti giocavi i primi 3-4 posti, allora il campionato era più vivo per tutta la stagione. Ora invece diciamo che già prima della fine del campionato è delineato, bene o male c'è, come si vede nel caso dell'Arezzo, queste due squadre, forse nemmeno che lottano su, e le altre che si devono giocare un posto, poi sai, il posto, quando arrivi il primo poi ti devi giocare tutte, quindi le squadre le trovi tutte, devi essere forte, devi vincere, quindi io penso anche la posizione si conta, ma relativamente. Matteo, ora ci sono queste 3 partite, si comincia con Prato appunto mercoledì alle 20:30, poi domenica alle 20:30 in casa con la Viterbese, che sarà l'unica partita in casa delle prossime 4, perché trasferta Prato, trasferta Olbia e trasferta Como la prima giornata del girone di ritorno, che sarà quel turno insomma delle festività, il 23 natalizie, il 23 e quindi, poi il 30 la Carrarese in casa, e il 30 la Carrarese in casa, quindi queste sono le gare che ci separano, no, da qua alla fine dell'anno, con ben 3 trasferte, quindi qui si vedrà intanto se l'Arezzo riuscirà a fare questo cambio di passo. Sì, però sicuramente sono punti importanti, perché non tanto forse per
non dico per il campionato in sé, sono importanti perché sono tante partite in tempi così ravvicinati. Poi è chiaro che a gennaio io ho sentito le parole del direttore sportivo Gemmi, il mercato di gennaio è difficile, io per carità non sono un uomo di mercato, non me ne occupo, però come è difficile per l'Arezzo sarà difficile anche per le altre squadre fare, operare sul mercato, e credo anche che se qualcosa verrà cambiato cambieranno anche le altre squadre, cambieranno anche i valori in campo. Ora, fermo restando che Alessandria e Cremonese non penso che cambieranno tanto, sicuramente potrebbero esserci delle squadre che torneranno in auge, soprattutto nella media bassa classifica. Insomma, il campionato si deciderà come è sempre stato tra febbraio e marzo. Sicuramente ora è importante perché ci sono tanti punti in palio da qui a una sosta lunghissima di quasi 3 settimane che per l'Arezzo coinciderà nuovamente con un derby a Siena il 22 quando rientra. Quindi semmai per l'Arezzo c'è la difficoltà dei tanti impegni, della sosta e del fatto di riprendere subito con un derby. Riprendiamoci adesso a parlare dei campi di allenamento. Oggi c'è stata la notizia ufficiale dell'accordo con l'Olmo Ponte, c'è un comunicato del comune nel cui si dice intanto che ormai sarà capito che, insomma, da alcuni approfondimenti sull'impianto del Yontin Chimera ci sono problematiche di tipo urbanistico ed edilizio maturate negli anni tali da rendere quell'impianto non utilizzabile, e quindi questo è la prima cosa. Quindi c'è solo un mese di ritardo, dice l'assessore Tanti, rispetto a quanto ci eravamo dati con la società. Rimane aperto il lavoro circa la possibilità di dotare lo stadio cittadino di un'area stabilmente deputata a centro sportivo all'interno del territorio comunale, che qualche mese fa era stata detta che era, credo, un'area di Sant'Andrea Pigli, che poi non si era ben capito in quale punto, perché lì c'è un ciclodromo, insomma, che è così, che è stato inaugurato anni fa, ma che siamo stati anche recentemente e che non viene molto utilizzato. Più c'è un campo sportivo, insomma, un campo da calcio che è in gestione al Cavallino, quindi non è ben chiaro dove sarebbe eventualmente individuata quest'area. Questo risultato, dice ancora Tanti, è stato possibile grazie alla collaborazione e al buon senso di tutti, a dimostrazione che quando c'è la buona volontà lo sport aretino riesce a scrivere delle belle pagine. Poi ringraziamento a Treghini dell'Olmo Ponte, Gino Sciovini della WISP e il direttore generale dell'Arezzo Riccioli. Ora, scusa, dimmi tutto, Stefano. Sì. Ora, magari loro non sono giocatori di calcio, ma l'importanza che ha per una squadra di calcio avere il suo campo dove si allena tutti i giorni, dove sa che va lì, trova il massaggiatore, trova tutto, è fondamentale. Sono punti che perdi in classifica. Cioè, come questa del campo mi sembra una cosa che solo Arezzo può succedere, perché non si è che dice andiamo all'Olmo Ponte e poi andiamo alla Nave. Anche il problema stesso di dire il terreno non è mai lo stesso ti crea anche problemi a livello muscolare, perché una volta vai su un terreno che magari è duro, una volta è morbido, una volta è bagnato. Quindi avere un campo per l'Arezzo è fondamentale, e sono punti che alla fine perdi perché non hai la tua casa, secondo me. Quindi mi sembra assurdo che non si riesca a trovare un campo per l'Arezzo. Cioè, ora l'Olmo, per l'amor del cielo, però mi sembra che sia assurda la situazione. Che vuol dire cambiare tutti questi campi durante la settimana? Cioè, incide poi? Che noi ci stiamo, a volte ci alleniamo sul sintetico, e tipo come Kevin che viene dolore alla schiena, il flessore che secondo me è dovuto dal campo, però spero che troveranno una soluzione. Perché, insomma, che poi è un problema, ne parlavamo anche di orari, perché no, in certi casi, cioè, si è costretti ad allenarsi diversi rispetto alla partita. Ma poi ci sono squadre, giustamente, di terza categoria che hanno il loro campo. Ora mi arrivate a dire che non c'è un campo da dare fisso all'Arezzo. La soluzione lì davanti sarebbe il top, però trovi una... Io quando ero nei ragazzi a Como avevamo il campo avevamo Orsenigo, la sede dove si allenava prima squadra, settore giovanile, tutti. Quindi tutte le società, se va a vedere, hanno una sede sua, anche per comodità, le attrezzature da spostare, i preparatori, i magazzinieri. Ci sono tante componenti che ti creano un sacco di problemi. Diciamo che è una soluzione, chiamiamola tampone, però certo non risolve il nomadismo, perché comunque 2 giorni lì... No, il nomadismo non viene risolto. Poi tra l'altro, non lo so, io parlo da esterno, non sono un tecnico comunale, non mi ricordo quando finiscono i bandi, però
Io mi ricordo tempo fa che, e mi è stato anche detto da persone che sono state, c'è un bellissimo campo alle porte d'Arezzo che al momento viene utilizzato, è quello di Policiano, che tra l'altro ha spogliatoi, tribuna coperta, struttura ricettiva. E di quello di chi è? Non si sa. Di del comune? Se non si sa, non mi si dicono sa. Che è abbandonato, era usato dal rugby e ora non è più utilizzato. Ah, è quello dove c'era quella squadra di Aghetti, no? Il campo di Villa Severi, mi era stato detto che ora, che poi tra l'altro ora c'è stato montato un ripetitore fra le due panchine a mezzo metro dalla linea del fallo laterale, quindi penso che quel campo lì non è nemmeno a norma in questo momento, però era un campo che mi spiegava una persona che aveva un discreto interesse perché aveva accanto un'area edificabile. Un altro campo che ha fatto un esempio, dove? Frassineto purtroppo non è più agibile. Dov'è questo campo che hai detto adesso? Villa Severi, San Policiano, che era l'esempio che mi era stato fatto. Che poi c'era un altro esempio che era quello di Molinelli, che aveva un'altra possibilità. Molinelli penso sia più vicino di Sant'Andrea Piglia ad Arezzo. Mi sembra strano, cioè va bene, investiamo allora vicino alla città. Se proprio non vuoi investire, comunque c'è una soluzione di un campo che è sfitta a Policiano, perché no, insomma. Sicuramente lì non credo ci siano problemi urbanistici grossi come quelli delle caselle che sono emersi. Potrebbe essere un privato questo campo, non si sa. Era dato in gestione, questo mi è stato confermato da un dirigente dell'ufficio tecnico che ora è in pensione, che mi ha detto ai miei tempi per darlo in affitto andavamo noi a controllarlo perché aveva una clubhouse in legno, aveva tre spogliatoi, la tribuna coperta e quant'altro, un campo lì a Policiano proprio, quindi... Non lo so poi perché è rimasto sfitto, però ci giocava la Gabos, ci giocavano tante squadre lì. Insomma, è davvero curioso. Poi abbiamo anche la squadra del rugby, il Vasari, c'è stata anche una manifestazione sabato scorso, che non hanno il campo nemmeno loro per allenarsi. Quindi. Ma ci sono società che hanno anche due campi a disposizione, ora che all'Arezzo non si trova in campo dove allenarsi. Io trovo poi strano perché, anche premesso che ci sono problematiche di tipo urbanistico ed edilizio, quindi immagino cose che non ci dovrebbero essere, penso io, no? Quindi che cosa facciamo? Le saniamo? Cioè non capisco dov'è la anch'io non sono un addetto ai lavori, però qual è la problematica? Partiamo dal presupposto che se tu sei in affitto da me e tu commetti un abuso edilizio in casa mia, sei responsabile tu quanto sono responsabile il proprietario dell'immobile, perché non ho vigilato. Quindi il comune non ha comunque vigilato, chi c'era. Allora non sappiamo gli abusi, se sono abusi edilizi, abusi normativi, quello non si sa. Quello che è, però perché non può essere utilizzato? Io non riesco a capire questo. No? E io non riesco a capire ancora perché non riescono a prendere quei campi davanti allo stadio. Era possibile che non riesci a trovare una soluzione su quei campi? C'è quindi, campi favolosi. A questo punto mi sa quindi anche che lo spiraglio che forse si era aperto o si pensava a un incontro, non lo so. Vabbè, la strada è nettamente in salita, anche perché insomma in passato qualcuno deve aver tirato un po' troppo la corda con la famiglia Funghini. Non deve essere facile. Avevamo intervistato l'assessore Tanti la settimana scorsa, insomma l'aveva detto, insomma è stata ereditata una situazione davvero complicata in questo senso, perché non si volevano nemmeno parlare le parti. Adesso già forse riuscire a rimetterle intorno al tavolo è un mezzo passo in avanti, è chiaro che si torna lì, il problema sono i tempi, è la tempistica, perché non so di chi è la colpa, anzi non è che questo è per dare la colpa o puntare l'indice contro qualcuno, però di questo passo potresti arrivare davvero ad avere una sede fissa per gli allenamenti, che l'Arezzo parte per il ritiro della prossima stagione. E intanto una stagione è andata via. Sì. Intanto, allora, mercoledì c'è la partita all'infrasettimanale a Prato. Prato che, come diceva anche Sottiglia, ha perso 5-1 con la Cremonese. Certo, ha avuto Alessandria e Cremonese una dietro l'altra, però Alessandria ha vinto a fatica 1-0. Il Prato aveva vinto Olbia recentemente, una delle due vittorie insieme a quella col Preferenza più o meno a metà del girone di andata. Non ci saranno il difensore Beduschi e il centrocampista Romano, che sono entrambi infortunati. Io ringrazio Eugenio D'Ursi, in bocca al lupo ovviamente, sperando che tu ti possa ritagliare un ruolo importante magari nel girone di ritorno. Grazie a Stefano Butti, grazie a Matteo Mazzotti, tra poco c'è Zona Dilettanti per chi ci segue alle 21 in replica. Buona serata.